Slava tebi, Christe Bože, Kralju slave vječite. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Slava tebi, Christe Bože, Kralju slave vječite. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvi. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mio ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me, ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria degli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credeste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Parola del Signore. La parola del Santo Vangelo cancella i nostri peccati. Požuri se dolje, kaže gospodin. Scendi giù, dice il Signore a Mosè, perché il tuo popolo è uscito dalla via giusta. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, questa è una bella immagine, dello stato in quale si trova il mondo oggi. Il Mosè è asceso al monte sull'invito del Signore e mancava qualche giorno, poi 10-15 giorni, e gli israeliti sono diventati impazienti. Loro vengono con le domande: dov'è Dio? Dov'è quel Dio? Perché Mosè non torna? Perché Dio non si fa vedere né sentire? Vengono le domande che sono anche le nostre domande. Perché, Signore, ti comporti in questo modo? Perché non ci sei? Dove sei? Come mai che non ti fai vedere in questo mondo? Come mai che ti sei nascosto? Perché sei lì da qualche parte, lontano,
perché semplicemente non ti fai vedere, così che a tutti sarà chiaro che tu sei Dio per credere a te? Perché sei così lontano da noi? Perché non scendi in mezzo a noi per far vedere tua gloria in modo chiaro che possiamo vederla come l'abbiamo vista prima? Perché? Perché Dio è così lontano? Signore, perché sei invisibile? E poi da questa passione, da questo Dio che loro non hanno voluto ascoltare, da questa loro impazienza, da questo mondo nel quale si sente come se Dio non esistesse, come fosse lontano, da quel mondo nel quale Dio sembra nascondersi, da questo mondo nel quale nella loro anima adesso è nato il desiderio che loro stessi si creano un uomo, da questo desiderio che loro stessi con le loro mani creano lui, perché questo mondo è difficile sopportare questo mondo perché lui non c'è, perché è lontano. È difficile, Signore, senza di te. Nasce la frustrazione, nasce l'angoscia, la paura, mancanza di senso, non c'è amore, tutto è scombussolato. Dove sei? E da questo nasce questo desiderio, come è insopportabile senza di te, Signore, che non possiamo aspettarti così a lungo, perché questo è insopportabile per tutti noi. Allora adesso noi con le nostre mani facciamo un Dio per noi, prendiamo le nostre mani questo potere, ci facciamo un Dio. Guardate che anche noi spesso siamo simili a loro, perché questa è anche una storia nostra. Anche nel nostro mondo fa l'eco, magari anche nella mia anima fa l'eco la stessa domanda, la stessa mancanza di pazienza. Allora facciamo adesso questo mondo secondo il nostro consumo. L'uomo non può stare senza Dio, adesso facciamo un Dio per noi, e l'abbiamo fatto. Abbiamo scambiato la gloria del Signore, come dice il Salmo, con una figura di un bue che mangia l'erba. Allora da questa nostra nostro vuoto del cuore, dal pensiero che Dio è lontano, da questa mancanza della fede, per il Dio abbiamo preso i soldi, il piacere, l'ussuria. Prendiamo queste cose perché non c'è amore di Dio in noi, come dice Gesù, non c'è amore di Dio in voi. Allora si prende la droga solo per riempire questo sentimento di vuoto, per riempire quel vuoto, perché lui non c'è. E per questo abbiamo preso il piacere, per questo mondo glorifica eroticismo e si innalza a Dio, che è qui presentato in questo vitello d'oro. Questo è Dio della fertilità, solo che noi l'abbiamo ravvivato in altro modo, cioè glorificando Eros, il corpo umano, fino alla divinità. Questa è una fuga. E per questo ci siamo fatti, abbiamo preso questo Dio creato dalle nostre mani, e per questo noi sacrifichiamo gli uni gli altri, perché abbiamo deciso il mondo senza Dio, perché è insopportabile non averlo e non possiamo aspettarlo e non vogliamo credere a Lui, perché Lui semplicemente è lento. Perché non scende da quel monte? Perché non fa vedere Sua gloria. Questo è il nostro mondo, non c'è grande differenza. Poi arriviamo al punto di avere Dio potere. Questo mondo nel quale viviamo non accetta di aspettare Creatore, non accetta Signore Gesù Cristo. Poi abbiamo Dio del potere, abbiamo colui che si è seduto sul trono, che decide governare degli uomini, controllare, seminare la paura e l'isolazione, questo stato in quale noi ci troviamo attualmente. Non possiamo semplicemente accettare questo, in noi si oppone questo e noi ci rivolta contro questo. Il nostro
cuore non è d'accordo con quello che sta accadendo, perché questo non è volontà di Dio, non è volontà di Dio che gli uomini vivano isolati gli uni dagli altri, di morire nella solitudine, non è volontà di Dio che gli uomini muoiono negli ospedali da soli, lasciati da tutti, non è volontà di Dio che gli stati si chiudono. Questo non può essere una volontà divina, può essere volontà di un uomo. È il nostro abbandono alle potenze maligne alle quali abbiamo permesso di regnare la nostra vita perché non ci siamo sottomessi a Dio, e allora serviremo a questi altri dei che in realtà non lo sono, e poi perdiamo sempre di più la nostra libertà e cadiamo in questo stato di paura, di depressione e della confusione, e ci chiediamo come mai che siamo caduti in questo stato d'animo, come mai che questo regna in noi. Il messaggio del Vangelo è così semplice. Il Vangelo è semplice tutta la storia di quale stiamo parlando. Siamo caduti in questa letargia perché non abbiamo aspettato, perché siamo caduti nell'infedeltà, nell'incredulità, dalla nostra impazienza, che Dio vuole scendere, che Dio è in mezzo a noi, che Lui, come Mosè, quando è sceso dal monte dopo un tot di giorni, ha portato i comandamenti. Non hanno aspettato, non avevano pazienza. Anche questo per noi è difficile. Cioè tutta la storia del nostro mondo moderno riguarda la domanda della fede, riguarda profondamente la domanda: chi è Dio? L'uomo è Dio per decidere, o Dio è Dio, Signore Gesù? Tutto il Vangelo riguarda proprio questa domanda della fede. Gesù dice qui agli israeliti: voi non credete che Dio mi ha mandato, che il Padre mi ha mandato, voi non credete che io sono Dio. Perché? Perché non avete l'amore di Dio in voi, perché avete ricevuto e accolto per vostro Dio qualcos'altro. Voi cercate la gloria gli uni degli altri, questo è vostro Dio. Questo è vostro Dio, di adorare l'opinione umana, di adorare quello che la gente aspetta da voi, di adorare quello che il mondo vuole da voi. È la gloria di Dio, dice Gesù, voi non cercate. Dove si nasconde la risposta a questa domanda, a questa cosa? Quasi nessuno, cioè quasi nessuno nel mondo crede che a noi la salvezza in questa situazione viene per mezzo del Cristo Signore. Noi pensiamo adesso l'uomo troverà una soluzione per questo problema, per questa pandemia, per questa paura, e noi vediamo che l'uomo continua a seminare la paura, continua l'isolazione, cioè una certa divisione tra gli uomini, cioè si divulga continuamente mancanza di fede che andrà meglio. Prendete qualsiasi mass media, non ci sarebbe una novella, lì non si trasmetterà la fede in meglio, non si trasmette l'ottimismo della fede. Qui non si dirà agli uomini: dai, andiamo, innalziamo a Dio la preghiera, confidiamo a Lui che Lui toglie questa malizia, questo male del mondo. No. Perché? Perché non crediamo, perché noi ancora basiamo tutto su noi stessi, perché abbiamo deciso di creare il mondo senza Dio. Ed ecco, questo è il mondo senza Dio. Ma questo non è tutto il mondo nel quale viviamo. Noi sappiamo che ci sono le persone che credono, noi sappiamo anche tra di noi ci sono le persone che sono nella stessa storia, che lottano all'interno di loro, e noi sappiamo che noi sentiamo questa passione di aspettare questo Dio che scende, che in noi c'è questa stessa domanda di quella mancanza di fede nel quale si trova il mondo, nel quale sono trovati gli israeliti, perché non è facile credere. Questa è una difficoltà, è una pazienza con Dio. Questa è anche una mia domanda: ma Signore, fino a quando? Perché è così difficile credere? Ma fratelli e sorelle, non c'è altra via. Gesù ha deciso di aprire all'uomo una nuova via per la vita. C'è una unica via, questa è la via di totale abbandono alla volontà del Signore.
a quello che Dio vuole. C'è solo una via, quella via di Abramo, quella via nella quale, dice Abramo, crede a Dio indipendentemente da tutto, nella speranza, contro ogni speranza. Abramo ha creduto a Dio e non era unico, c'erano tanti, Zaccaria, Elisabetta, la Beata Vergine Maria, hanno creduto a Dio che a Lui è tutto, tutto è possibile. E quando sembra che il mondo attorno a me sta crollando, che a questo non ha fine, viene la parola di Dio qui per mezzo di questo Vangelo, l'uomo. Ecco la via, questa è la fede. E cos'è la fede, fratelli e sorelle? La fede è la fiducia che Dio scenderà da quel monte, che non ci lascerà, che Dio non ha dimenticato il suo popolo e che Lui ha il potere, che Lui ha l'ultima parola, che bisogna chiedere a Lui, perché Lui è quello che decide su tutto, che Lui è padrone della storia umana, che Lui è con noi e che Lui porterà tutto bene. La fede è la fiducia in quello che non vediamo. Gli israeliti non hanno visto cosa succede su. Noi adesso non vediamo tutto quello che avviene nel mondo nel quale viviamo, cioè quello che Dio compie. La fede è la fiducia, è già avere questo invisibile, questa promessa divina che Dio farà le sue opere, che continua a farle. Quello è basare tutto non sugli uomini, ma su Lui indipendentemente, tutto nella speranza, contro ogni speranza. La fede è passare attraverso quelle nuvole di paura, di questa mortalità nel quale le potenze maligne vogliono portarci. La fede è passare attraverso questo, è la luce che disperde questa tenebra e non permetterà che la vita viene affogata. Io partecipo a questa storia con la mia vita, io partecipo in questo mondo, così che porto o la tenebra in tutta questa storia, nella pandemia nella quale siamo trovati, pandemia della paura, dell'isolamento, porto la tenebra con i miei gesti, con le mie parole, o porto la luce, la fede, porto Dio o porto la tenebra. Non è facile credere. Per nessuno è facile credere, per me non è facile credere, nemmeno per te, per nessuno è facile questo. Ma è l'unica potenza per quale noi possiamo aggrapparci, è l'unica ancora, Cristo risorto, l'alfa e l'omega, che sua parola è veritiera, che Lui non ci lascia da soli, che Lui è con noi, che non ci abbandona mai, che Lui chiede da me una fede cieca, un totale abbandono fino in fondo, passare con Lui tutto questo. Perché in realtà questa è la domanda. Quando Gesù dice agli israeliti: ma voi non credete perché non c'è l'amore di Dio in voi, poi voi non credete perché non c'è mia parola in voi, poi voi non credete perché non avete basato su quello che diceva Mosè, voi non credete, cioè in poche parole. Io credo quando, indipendentemente a tutta questa tenebra, l'amore di Dio entra nella mia vita, che Dio entri nella mia vita, Lui vuole, Lui viene, indipendentemente a tutto. L'amore di Dio, la Madonna nel Vangelo dirà per coloro che non credono, lei non dice non credenti, lei dice coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Noi dobbiamo credere nell'amore di Dio che si è presentato in Gesù Cristo. Quell'amore, quando l'accolgo nel cuore, fa crescere la mia fede, la mia fiducia. E questa fede, questo amore di Dio ricevo quando ricevo Sua parola, perché Gesù dice agli israeliti: voi non credete perché non c'è mia parola in voi, cioè in poche parole io entro nella fede quando la parola di Dio entra in me. Fratelli, essere questa è la persona, questo è Frastauco Barbaric, è la Bibbia, la parola di Dio, non è solo la parola, questa è una persona.
Dio è la parola e Lui come la parola è la persona. Quando io accolgo questa parola nel mio essere, io entro nella vita dell'uomo e io ricevo quello invisibile, colui che è invisibile. Ecco, consapevoli che Dio viene innalzarci, consolarci, che viene a riempirci di suo amore. Supplichiamo a Dio dal profondo della nostra anima, indipendentemente dalle difficoltà, dalla mancanza della fede, e facciamo atto di fede, donando a Lui la vita, credere a Lui indipendentemente da tutto. Signore, che posso basare tutto su di Te, mi confiderò in Te e in questo mondo porterò la pace e la luce come Tu chiedi da me, che sia così per intercessione della Beata Vergine Maria. Amen. Innalziamoci, fratelli e sorelle, adesso è al nostro Dio. Al nostro Dio presentiamo le nostre preghiere, Lui è misericordioso, ci compensa, diciamo insieme: Signore, esaudiscici. Accresci la nostra fede, Signore Dio, per credere con tutto l'essere al Tuo Figlio Gesù Cristo, ti preghiamo. Illumina di Tuo Spirito le nostre menti affinché comprendiamo il Tuo messaggio che ci hai annunciato nella Sacra Scrittura, ti preghiamo. Non permettere, Signore, di cercare la gloria degli uomini, ma solo da Te, che sei unico, che sai quanto è nostro valore, ti preghiamo. Signore, non condannare le persone che peccano per la debolezza, ma aiutali a tenere e a vivere le Tue leggi, ti preghiamo. Aiutaci, Signore Dio, a rinunciare i valori falsi che non possono darci la vera felicità, ti preghiamo. Ascolta, Padre Celeste, le nostre preghiere, esaudisci per Cristo nostro Signore.